Non ho la presunzione di fare una lezione, ma bensì di esternare le mie passioni, tutto là. Bene ragazzi, sono le 9 e 8 minuti, quindi diamo inizio a questa bellissima serata di introduzione al mondo del whisky, ovvero come innamorarsi del whisky. Ho invitato anche per questa sera l'amico Stefano Renzetti, perché a lui devo tanto e anche il mio fegato lo ringrazia tutte le volte che è dal bar Renzetti di Civitanova. Quindi diamo un altro benvenuto a Stefano e grazie Stefano, dai, facci innamorare ancora del whisky. Dunque, quello di cui voglio parlare è innanzitutto cominciare con la geografia del Luskebau, che è il termine gaelico con cui si sono aperte le distillazioni in quell'area geografica. C'è sempre stata una diatriba fra Scozia e Irlanda, chi per primo avesse distillato, ma credo fortemente che abbia distillato prima l'Irlanda, perché chi ha portato in giro per il mondo, oserei dire, le tecniche di distillazione, sono stati i frati benedettini, portando in giro la parola di Dio, le conoscenze agroalimentari e anche la tecnica di distillazione. Perciò le prime grandi comunità ecclesiastiche cattoliche le troviamo in Irlanda, e tanto è vero che le distillerie in Irlanda spessissimo erano combacianti con monasteri benedettini, erano parallele. Ma di certo, per quanto riguarda la distillazione, in particolare perché stiamo parlando di quello, ma poi in maniera più ampia anche per l'alimentazione in genere, quello che detta in senso assoluto i caratteri del prodotto che si va ad ottenere è sempre, solo ed esclusivamente il territorio. Territorio che condiziona il prodotto finale in funzione del terreno, della latitudine e di conseguenza del clima e delle materie prime che si riescono ad ottenere. Ecco perché andiamo a finire a parlare di Muskebauch, termine tratto dal testo che frate John Corr, 1840. 1494, me lo ricordo perché è 2 anni dopo la scoperta d'America, 1494, scrive in un testo, in un registro, che comperava 4 balle di orzo per la produzione di Muskebauch. E questo per certi versi è l'anno di nascita del whisky. Dal gaelico, Muskebauch significava nient'altro che acqua di vita, acqua vita. Termine con cui i frati benedettini dell'Università Salernitana avevano identificato quello che era e quello che è l'alcol buon gusto. Perciò acqua di vita, acqua vite, è quello che poi è stata tradotta per tutti i distillati, perché acqua vite non è il termine con cui si identifica un determinato prodotto, ma è il termine con cui si identifica un distillato in senso generale. È acquavite di prugne, di pere, acquavite di agave, acquavite di rum, acquavite di vino e così via. Perciò l'acquavite di orzo fermentato prende il nome di Muskebauch, che per contrazione nel tempo Muskebauch, whisky. Si arriva al whisky. Whisky senza la E, perché in Scozia manca la E, mentre in Irlanda e negli Stati Uniti la E c'è, whisky. L'assenza di E la troviamo in Scozia, la troviamo in Giappone, l'assenza di E la troviamo in Canada, l'assenza di E la troviamo anche in India, perciò le culture a dominazione inglese scrivono whisky e non whisky. La troviamo anche in Nuova Zelanda, la troviamo in Australia, la troviamo aspettate che mi sfugge, l'altro stato sopra lo Sri Lanka, aiutatemi,
ex dominazione inglese, che l'ho bevuto poi con quel whisky. Vabbè, adesso mi arriverà. Thailandia, Thailandia, whisky thailandese, sì. Del Commonwealth. Del Commonwealth, bravo, tutto nel Commonwealth si fa whisky. E perciò già abbiamo dettato per certi versi un pizzico di geografia del whisky, e questa geografia determina la passione di queste popolazioni che poi nel tempo hanno affinato, proprio perché sotto il Commonwealth hanno continuato a cercare di produrre. Il whisky non è nient'altro che il distillato possibile da poter preparare a quelle latitudini, parlo di Scozia, perché in Scozia il cereale che nasce con più facilità è l'orzo, e non ce ne sono altri. E il cereale, l'orzo maltato, nel tempo ha dimostrato che ha una resa eccellente, anche se i whisky più venduti al mondo non sono i single malt, ma sono i grain e sono i blended, perché dico delle cifre che sono variate negli anni, ma un dato vecchio che mi ricordo che il puro malto, il single malt, sta al mercato del whisky pari al 4%. Il 96% è blended, perché il mondo beve blended. Possiamo citare anche qualche grande etichetta, da John Dewars, che negli Stati Uniti fa numeri incredibili, a Cathy Sark, che vende in maniera importante in quegli stati, a Ballantine, che vende tantissimo in Grecia, a Johnny Walker Black Label, che vende tantissimo nei paesi arabi, anche se non potrebbero bere, ma bevono con voglia e ingordigia, e così via. Il single malt ha due grandi mercati, uno chiaramente è la Scozia, ma non così eccezionale, perché poi sono pochi abitanti, perciò fa pochi numeri. L'altro mercato importante è l'Italia. Pensate, noi italiani consumiamo, siamo fra i popoli che al mondo consumano più single malt. E questo avviene oggi in incremento in tanti stati del mondo, compresi appunto gli Stati Uniti, che stanno apprezzando sempre di più i single. La sta facendo da padrone negli Stati Uniti Glenmorangie, e la sta facendo da padrone anche Glenlivet, The Glenlivet, che ho anche visitato, bella azienda, molto strutturata, gran bei prodotti, molto interessanti e molto raffinati. Glenfiddich non è male, sta lavorando bene, e dietro a Glenfiddich c'è una piccola distilleria, sempre di proprietà di Glenfiddich, che è Balvenie, che è un whisky eccezionale. Balvenie è meraviglioso, mi piace molto Balvenie. E Balvenie è una delle poche distillerie, insieme a Highland Park, Orkney Highland, siamo a nord, guardano il circolo polare artico, ci sono 400.000 pecore e 400 abitanti in quelle isole, nelle Ebridi, e ci sono due distillerie, Scapa e Highland Park, grandi prodotti anche questi, grandi prodotti. Poco citati, poco nominati, perché purtroppo, secondo me, a prescindere dal marketing, è che secondo me ce l'hanno poco, c'è poco prodotto. Io ho un bellissimo 25 anni di Highland Park che conto di aprire uno di questi giorni, perché sto inesorabilmente invecchiando di giorno in giorno e ho bisogno assolutamente di ripristinare la memoria olfattiva, bisogna che riapra. Ti vengo a far compagnia, Ste. Bene, sei sempre un gradito ospite, anche perché con la fregatura che ci siamo presi con quella bottiglia che abbiamo aperto, non ci è piaciuto. Bene, abbiamo parlato un pizzico di geografia e torniamo ancora alla geografia scozzese, cercando di ricordare quali sono le aree produttive. Abbiamo nominato le Orcadi, che fanno parte del collegio delle isole, perciò prendiamo in considerazione tutte le isole che sono da nord ad ovest della Scozia, perciò Orcadi a nord, scendiamo a sinistra della Scozia andando a guardare l'Irlanda, troviamo l'isola di Skye, Proviamo la penisola più a sud di Campbelltown, dove dovrebbe aver riaperto la distilleria di Springbank, mi sembra, non ne sono certo, e dove c'è anche la famosa
isola di Ayla, Isle of Ayla, dove ci sono le 8-9 distillerie, se me ne ricordo tutte, Kaolila, Banheibeim, Port Charlotte, Laphroaig, La Gavulin, Ardbeg, me ne dimentico sicuramente alcuni, comunque sono 8-9 distillerie, vabbè, c'è Kilcoman, l'ultima che è aperto, e sono tutti questi whisky che, dice la merceologia, ricordano particolarmente quello che era il whisky originario, ovvero l'Uskebauch, che era così torbato, fortemente torbato, con forti sensazioni di acido fenico e di salmastro. Queste sono le caratteristiche tipiche dell'isola di Ayla, di queste distillerie. Poi chi più, chi meno, chi più invecchiato e chi meno invecchiato, poi questi whisky danno sensazioni diverse. Perché whisky di malto è rigorosamente scozzese? Questa è una domanda che ci facciamo spesso, che mi sono fatto tante volte, che ci fanno anche coloro che si avvicinano al whisky. Poi è chiaro che ci sono gli appassionati di whisky americano, che ho avuto modo di bere anche nelle qualità più pregiate, ma che non mi ha lasciato mai quella grande passione, quella grande voglia di riprovare come me l'ha dato il single malt scozzese. Adesso? Beh, non so che ora è, mi sono perso davanti a... 9. Era un'intrusione. Sì. Dunque, perciò, quello che mi dà grande passione nel whisky di malto è il rigore della produzione, soprattutto quella antica, questa moderna un po' di meno. Parlavamo poc'anzi con Daniele della forbice che si è allargata in tutti i prodotti merceologici. Abbiamo questa forbice produttiva che si è allargata con un gap che ha generato una distanza fra il prodotto basic, che è diventato più basic, e il prodotto alto, che è diventato un po' più alto. Che significa questo? Significa che se vogliamo oggi bere decente, purtroppo dobbiamo investire. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, perché non è più come una volta che compravi un'ottima bottiglia di whisky di malto, diciamo, alle vecchie 30.000 lire, le attuali 30 euro. Oggi con 30 euro compri un whiskino. Ben fatto, buono, per carità, niente di male. Ma i tempi sono cambiati perché è cambiata la merceologia di produzione. C'è più fretta, c'è meno tempo di attesa. Perché il grande valore aggiunto del whisky di malto nella sua storia è stata l'attesa. Se pensate che fino a 20 anni fa era veramente difficile, escluso il Glen Grant, che Giovinetti riuscì a commercializzare a 5 anni con un'arguzia di marketing eccezionale, e il Macallan, sempre Giovinetti, che commercializzò a 7 anni, ma era un signor 7 anni, chi se lo ricorda, quel 7 anni di Giovinetti era un gran prodotto, perché aveva 7 anni veri di botti di sherry di prima mandata, era un prodotto molto interessante. Non si trovava un whisky sotto 10 anni, un whisky di malto sotto 10 anni per i puristi non era da prendere in considerazione. 10 anni di produzione, di invecchiamento, diciamo così, e per i whisky sono un enorme investimento, un grande investimento. Mi preme di ricordare che cosa succede nell'invecchiamento dei distillati. Premessa che i whisky americani invecchiano 2 anni in botti di quercia bianca americana bruciata all'interno per 2 anni. 3 anni in qualche raro caso, 4 e ancora più rari casi. Ma perché poco invecchiamento? Perché si è visto che il whisky americano nell'invecchiamento non migliora più di tanto. Mentre invece il whisky di malto desidera invecchiare, ha necessità strutturale nell'invecchiamento. Non so chi di voi ha mai assaggiato il New Spirit di puro malto, ovvero il prodotto appena distillato. A me mi è successo, gli americani l'avrebbero chiamato moonshine, ma credetemi, ho assaggiato anche il moonshine, preferisco l'acqua ossigenata.
non è un prodotto che mi interessa. Perciò il whisky ha fortemente bisogno di invecchiamento. E che cosa avviene nell'invecchiamento? Ricordiamolo, sto dicendo delle cose per molti anche scontate, però mi preme ricordare. L'invecchiamento non è nient'altro che la sublimazione del prodotto. Qualche volta, quando facevo con il Single Malt Club, con Angelo Matteucci, i corsi di formazione, siamo stati varie volte anche in Scozia, per far capire ai neofiti che cosa avveniva nell'invecchiamento, parlavo di una pentolona di carne in umido che faceva mia madre. Mia madre la mattina alle 7 metteva sulla pentola il soffritto, cipolla, carota e sedano, con un filo d'olio d'oliva, faceva soffriggere questi vegetali in modo da tirar fuori ed esprimere parte dei loro umori. Poi aggiungeva vari tipi di carne e li faceva cuocere insieme al soffritto. A quel punto, generata la base, che poteva essere carni diverse, metteva giù il pomodoro. Prendeva un barattolo da 3 kg di pomodoro, lo metteva tutto dentro, poi, per non sprecare, ma in realtà era una tecnica di produzione, lavava con abbondante acqua il barattolo del pomodoro, lo sciacquava bene e diluiva il pomodoro. Tutto questo contenitore alla mattina alle 7 era circa 5 litri di prodotto. Era buono? No, era acido, non c'aveva questa profumazione vegetale di pomodoro con sensazioni anche negative, poi metteva anche delle erbe aromatiche, delle spezie, perché noi chiodi di garofano, eccetera. Però non era pronto. E una cosa che faceva mia madre sempre, me lo ricordo come fosse adesso, metteva la fiamma molto bassa per generare sobbollore. Fiamma bassa significa tempo. Perciò dalla mattina alle 7 fino all'ora di pranzo, all'1, questo prodotto sobbolliva lentamente a fiamma bassa, perciò abbiamo bisogno di temperature basse, e all'1, all'ora di pranzo, da 5 litri di prodotto ne trovavamo 2 litri e mezzo. Che cosa era successo? C'era stata una riduzione volumetrica del prodotto, perciò da 5 litri a 2 litri e mezzo, e contemporaneamente in forma laterale c'era stata una concentrazione degli aromi. Arrivavo io con il culo del pane, facevo l'intingolo per gustare questa piacevolissima preparazione gastronomica tutta Italia. Nel whisky avviene praticamente la stessa cosa. Che cosa succede? L'orzo maltato, poi parleremo della parte merceologica produttiva, l'orzo maltato, una volta ottenuto il fermentato, di cui parleremo poi, perché poi è la stessa cosa, è parallela alla produzione della birra fino a un certo punto, solo che in questo caso la fermentazione viene fatta a cielo aperto, normalmente in tini di abete Douglas, tini di Douglas, e in modo tale che il CO2 se ne vada e non rimanga come nel caso della birra, e l'alcol invece rimane all'interno del prodotto, all'interno del prodotto appena fermentato. A questo punto il whisky, quando viene ottenuto il new spirit con 2 distillazioni in pot still, ovvero in alambicco discontinuo. Discontinuo significa che, finito un processo di lavorazione, bisogna lavare e ricaricare. Con 2 distillazioni, prima il low wine e poi lo spirit, facciamo il new spirit, che è di gradazione alcolica volumetrica che va intorno agli 80, 85, 87 gradi alcolici volumetrici. A questo punto viene diluito con acqua, come faceva mia madre. Mia madre diluiva con acqua la salsa di pomodoro. Viene diluito con acqua per abbassarlo una prima volta. A questo abbassamento di gradazione alcolica volumetrica succede l'imbottamento. Le botti sono la parte più importante del whisky. La necessità fa virtù. Il contenitore più adatto di quei tempi, del 1400, del 1500,
non era nient'altro che appunto un contenitore di legno. E quale contenitore di legno, se non migliore gradito alla parsimonia scozzese, un contenitore usato? Lo stesso che magari John Woodhouse, nelle sue traversate dal Mediterraneo, passando da Marsala a Jerez della frontiera, caricava sherry e Marsala, lo portava in Scozia. E usavano quelle botti, avevano quelle botti, non ne facevano di nuove. Anzi, cercavano proprio botti usate perché sapevano che il loro prodotto, il New Spirit, non aveva capacità aromatiche per esprimersi al meglio. Anche se poi si è visto che nell'invecchiamento qualcosa esprimeva in qualche modo, ma meglio le botti usate. Sdogate successivamente, aumentate di 2 doghe e aumentate di 20-30 litri ognuna, parliamo delle botti dello Cher, in modo tale, e anche quelle che hanno contenuto Borgo. Perciò in quel modo si riusciva ad avere contenitori più ampi, ripuliti all'interno, ribruciati di nuovo, riassemblati. A questo punto, con la prima diluizione, portati intorno ai 63 gradi, il whisky doveva Doveva e deve invecchiare, e questo è il problema, deve invecchiare seriamente. Oggi quello che dico un termine che mi affascina, anche se conosco da poco, che mi perplime, la cosa che mi perplime è il fatto che il whisky non è più quello di una volta, a meno che appunto non investiamo quattrini, come nel cognac. Se vogliamo bere un cognac decente bisogna tirare un forzone, ma tanti però, non pochi. Non bastano i 150 euro, ce ne vogliono più. Perché ce n'è poco? Perché non si ha più tempo di aspettare. Allora abbiamo bisogno che questo whisky stia lì a ridursi. Si deve ridurre, gli esteri più sottili se ne vanno, in qualche modo dalla microporosità della botte escono e vanno in aria, generando alimentazione per un microfungo che si chiama la Torulea coniacensis, la quale genera addirittura questo tipico colore nero dei tetti delle distillerie, che diventano tutti scuri a causa appunto dei fumi di quest'alcol che evapora. Evaporando l'alcol avviene una riduzione pari al 3-4% all'anno, dipende dalle stagioni. Perciò fate subito i conti. 100 litri di distillato messo in botte a 63 gradi alcolici volumetrici, dopo un anno ne troviamo già mediamente il 4% in meno. Se qualcuno sa fare il conto a scalare come i mutui, fatemi il conto dopo 10 anni quanto prodotto viene a mancare. Più o meno il 35% in meno, 35-40% in meno. Ed è un'enormità. Pensate, in più, se avete un prodotto di 20 anni, quanto ne va? Ecco poi, quando è ora dell'imbottamento, il master blender, il mastro distillatore, decide se imbottigliarne una parte full proof o cask strength, ovvero come lo trova in botte. Ciò significa lo può trovare a 58.3, 56.4, ma se lo trova già a 56.4 significa che questo whisky a gradazione piena ha fatto i suoi 15 anni, già li ha fatti. Mentre invece con Daniele l'altra sera abbiamo aperto un Aberlour che io mi ricordavo, la Bunad era eccezionale, questo poi, andato a vedere, 60.8, questo di anni ne ha fatti pochi. È una gradazione piena, ma ha fatto pochi anni, perché una gradazione piena a 60.8 significa che non è diminuito di volumetria, doveva diminuire di più, doveva aspettare più tempo. Tanto è vero che me l'hanno condito con molto caramello, che si percepisce con grande virulenza all'assaggio. Perciò siamo rimasti un po' perplessi. Era già pomeriggio, ce lo siamo bevuto lo stesso, ma non abbiamo fatto i salti di gioia. Perciò avviene questa riduzione e conseguente diluizione, se vogliamo, perché lo andiamo a diluire per fargli raggiungere da un lato una gradazione di mercato, perciò potremmo fare i 43 gradi alcolici volumetrici per metterlo in commercio ad un prezzo decente, oppure farne una special edition e portarlo a 46, 48, giù di lì,
o farlo a cask strength o a gradazione piena, perciò foolproof, e lasciarlo come l'abbiamo trovato. Questo è il primo passaggio. Se poi decidiamo di mescolarlo con altri whisky di malto provenienti da altre distillerie, cosa che deciderà il master blender, abbiamo un termine che appare in etichetta che si chiama VAT, Vatted Single Malt. Ciò significa che è una miscela fra malti provenienti da distillerie diverse. Se invece abbiamo una miscela fra malti della stessa distilleria, abbiamo un blended malt whisky. Se invece viene mescolato whisky di puro malto con whisky proveniente dalle lowland, le terre basse scozzesi, quelle che arrivano fino a Glasgow, ovvero whisky di distillati di granaglie miste, grano, segale, orzo e quant'altro, distillati con alambicchi continui e non discontinui, la miscela fra i due prodotti generano il blended scotch whisky, che sono whisky più di mercato e whisky più adatti alla beva facile, quella internazionale. Questo come primo passaggio è la merceologia generica del whisky. Poi gli invecchiamenti hanno un grafico. Questo grafico permette di valutare per ogni singolo whisky la curva dell'eccellenza. Si è visto che nei whisky la maturazione più giusta, più sobria, più elegante, perché poi si va a finire nei whisky di ricerca, nelle cose particolari per vedere che cosa è successo negli anni, sia intorno a un'età che va dai 13 ai 18 anni. Perché poi ci sono whisky da 25, da 30. Io ho bevuto Glen Grant di 35 anni. Era morto, era un whisky morto. 35 anni era un whisky che non aveva più nulla da raccontare. Molto interessante da bere, ma era spoglio delle caratteristiche aromatiche. Perché il whisky di puro malto deve dare le sensazioni, ma non solo il whisky, tutti i distillati, perché altrimenti si beve per dimenticare. Io invece voglio bere per ricordare. A me mi piace bere per ricordare. Bere per ricordare perché credo che l'alcol sia un profumo da bere e non un profumo da ingurgitare. E questo è il caso del whisky. Il caso del whisky che mi dà delle sensazioni dopo. E non è come altri distillati che le sensazioni, o liquori dall'altra parte, che le sensazioni me le danno prima. E questa è la grande capacità del whisky di malto, che predilige palati maturi. Per maturità del palato non intendo l'anzianità del palato, ma intendo la maturità organolettica. Predilige palati maturi perché vuole palati che sanno attendere e che sanno degustare. Come si degusta il whisky? Cosa che ho detto anche l'altra volta, i superalcolici, e nello specifico i single malt, non si bevono. L'acqua si beve. Quando bevi l'acqua, fai oltrepassare il liquido nel cavo orale e la ingurgiti immediatamente. Il whisky si mangia. Se ne assapora il primo millilitro, lo si mette al centro del cavo orale, con la lingua lo si schiaccia sul cavo orale, la si fa roteare, lo si tiene ancora lì, si sente un leggero calore, addirittura in qualche caso di gradazione piena anche un po' di bruciore, e questo è il primo sorso e serve proprio appunto per preparare il cavo orale alla degustazione effettiva che sta per arrivare. La degustazione effettiva è il secondo sorso. Secondo sorso che è quello che ci permette di percepire gli effluvi aromatici di questo distillato che si va ad esprimere. Altro segreto della degustazione è: quando versate il whisky, non bevetelo subito. Dovete aspettare nel bicchiere che riprenda parte
parte dell'aria di cui che gli è mancata, si deve riappropriare. L'ossigeno fa riaprire il prodotto, questo distillato, e lo fa esprimere. A questo punto lo potete anche guardare nel colore, ma il colore sappiate che non è indice di anzianità. Ci sono whisky chiarissimi, anche molto vecchi, che non sono scuri. Il colore può essere dato da una botte di sherry cream di prima mandata, ma spesso è dato dal caramello. Caramello che viene aggiunto in piccolissime quantità quando abbiamo di fronte un prodotto molto serio per generare equilibrio, in quantità maggiori oggi per il mercato attuale, per il marketing che richiede visibilità, che richiede un prodotto da vedere, perché troppo spesso oggi si degusta con gli occhi e non con la bocca. A questo punto potremmo anche far roteare il nostro calice di whisky e vedere gli archetti che esprime. In base a come scendono poi le gocce degli archetti, ci renderemo già conto se l'invecchiamento è un invecchiamento alto o un invecchiamento corto, breve. In questo caso, come dicevo prima, l'invecchiamento non è molto alto perché abbiamo una goccia molto grassa data dalla quantità di alcol, che è 60.8, ma gli archetti sono molto ravvicinati, non sono distanti. Perché gli archetti dovrebbero essere distanti? Gli archetti sono più distanti quando c'è una maggiore concentrazione del prodotto. Il prodotto quando si è concentrato? Quando ha fatto tanti anni di botte, quando ha fatto evaporare gli esteri più sottili, è rimasta la parte più grassa. Ecco i whisky un pochettino più grassi in bocca, più rotondi, ed ecco di nuovo che entra in gioco l'invecchiamento, che è la parte più costosa di qualsiasi superalcolico vi capita per le mani. Quando abbiamo fatto l'altro incontro, avevo demonizzato il gin e il marketing che sta contraddistinguendo questo distillato oggi, no? Ci sono bottiglie, io ce ne ho circa 60 al locale, ma ci sono bottiglie che pago 50 euro mezzo litro. Un gin non può costare 50 euro mezzo litro. È tutto marketing. Perché l'unico vero costo di un superalcolico è l'invecchiamento. Una bottiglia di whisky, appena un litro di whisky, il New Spirit, ancora che deve fare i 3 anni di invecchiamento per chiamarsi whisky, deve avere minimo 3 anni di invecchiamento, il New Spirit può costare, non arriva al dollaro. Non arriva al dollaro al litro. E non ci può arrivare perché non ci sono altri costi. La distillazione ha un costo esiguo. Oggi con le tecniche di produzione sono veramente, veramente basse. E quello che costa, vi dicevo, è lo stoccaggio, l'invecchiamento, le botti, la cura delle botti e tutto il resto. E il marketing che lo contraddistingue. Ecco allora, già alla vista noi possiamo vedere che negli archetti possiamo fare un'analisi del nostro prodotto. Il whisky deve avere obbligatoriamente una sensazione organolettica lunga. La sua lunghezza nel palato ci dà la possibilità di rarefare, di distanziare i sorsi. Qualche volta, quando capitano da me persone che mi chiedono un whisky, dice faccia lei. Allora se posso fare io, anziché una porzione, gliene do 2 mezze. Posso? Dice certo, come no? Perché 2 mezze? Perché il whisky è continua ricerca, è continua comparazione, è continuo piacere della beva e della disquisizione. In modo tale che con 2 mezzi si può, 2 centilitri, si può certamente passare una serata. La famosa acqua fra un sorso e l'altro, che il whisky lo dice da sempre, oggi questa cosa la sposano anche altri distillati, che sono tutti alla ricerca di storytelling, perché sapete che lo storytelling oggi vende molto, sia anche nel tabacco, Daniele ce lo insegna. Lo abbiamo parlato l'altro giorno insieme. Abbiamo parlato. Oggi lo storytelling vende molto,
aiuta alla vendita. E questo ci permette di fare questa. Poi lo storytelling che c'è il vero, il falso e il presunto. Perciò, insomma, anche lì bisognerebbe fare ricerca, perché non è sempre. Scusate, faccio un sorso intanto. Comunque, nel frattempo, volevo far notare una cosa, che molto di quello che tu racconti, Stefano, insomma, di quello che deve essere un whisky di qualità, lo ritroviamo nei nostri tabacchi. Cioè, anche il tabacco, che sia sigaro, tabacco a pipa, ha bisogno di tempo, ha bisogno di un certo tipo di cura, che è la stessa che poi ritroviamo nella fumata. È bellissimo avere queste due cose che sembrano sulla carta distanti, ma in realtà hanno lo stesso percorso per crescere insieme. Ma guarda che se parliamo di prosciutti è la stessa cosa. Sì. Anche il prosciutto ha bisogno di una stagionatura lenta, quelli buoni, eccetera, non quelli che hanno 6 mesi di vita che vengono dalla Slovenia. Voglio dire, il prosciutto buono, o quelli fasulli San Daniele o i fasulli Parma. Purtroppo, quando mangi oppure, parliamo di prosciutto, sono stato anche a Serrano a mangiare jamón serrano, poi pata negra in abbondanza, eccetera. E qualcuno mi chiede, dice, ti piace il pata negra? La risposta è sì. Li spenderesti quei soldi per pata negra? No, perché non li vale. Perché è un grasso rancido nobile, sì, ma sempre grasso rancido è. Non c'è paragone con un prosciutto italico di cinta senese, stagionato bene, che si scioglie in bocca, tagliato bene, che è un prosciutto di meraviglioso. Sono prodotti che hanno bisogno di stagionature lente, di aria, hanno bisogno del clima giusto e hanno bisogno di tempo. Oggi il tempo non ce n'è più. Chissà se con questo corona, come stiamo facendo adesso noi con queste conferenze, che le trovo appassionanti, ci darà più tempo a disposizione per le cose. No? Vero è che chi fuma sigaro ha già capito tante cose. Perché io, quando sono in giro per degustazioni con il sigaro toscano, spessissimo, l'ho detto anche l'altra volta, mi incontro con persone che fumano sigaro, che poi sia toscano o altri, che con cui condivido gli stessi piaceri della vita. Perciò c'è una sorta di filosofia trasversale fra i fumatori di tabacco, di pipa ancor di più, perché il fumatore di pipa è ancora più concentrato, più attento del fumatore di sigaro, è ancora più attento alla sua boccata, del fumatore di sigaro. Perciò di conseguenza siamo di fronte ad un popolo di persone che amano la ricerca organolettica, no? E distinguono fra gusto e sapore, perché il gusto è un connubio di tante cose, ne abbiamo accennato e forse ne riparliamo ancora adesso, mentre il sapore è qualcosa che riguarda quello che stai degustando e che ti dà, nel vero senso della parola, la percezione di quello che stai facendo e provare piacere per una delle esplicazioni, delle funzioni vitali più importanti della vita, che è mangiare. Poi vabbè, c'è anche il riprodursi, che non è male, come sì, vabbè, insomma, c'è il dormire, che non è male, ce n'è, insomma, e questo è una delle sensazioni primarie. Stefano, abbiamo una domanda da Davide Ravasio, che è smuto. Aspetta. Davide, se vuoi smutati. Eccolo. Ok. Vai, senti? Ok. Ciao. Allora, sì, mi chiedevo una cosa, facevo parallelo con i vini, no? Cioè, un buon whisky, cioè l'invecchiamento del whisky può continuare anche in bottiglia? Cioè, prendo un whisky di 13-18 anni, ottimo. Lo lascio lì, non lo apro, aspetto 10 anni, migliora? L'alcol nei materiali inerti non migliora. Se lasci il tappo aperto può evaporare, ma non migliora. Migliora. Rimane lì com'è. C'era mia zia che diceva, tu che conosci tutti questi liquori, c'ho una bottiglia di quando mi ero sposata. Pensa, esatto, quanto vale e quanto è vecchio. Sì, quel whisky aveva 5 anni, 40 anni fa, e c'ha 5 anni oggi.
perché col vino, stessa... col vino è diverso, il vino, cioè, c'è il sughero. Il vino c'è il sughero. Ah, giusto, giusto. Respira, il vino respira, c'è il sughero e poi c'ha un'alcolicità diversa, più bassa, di conseguenza il vino può affinare in giuste temperature in modo diverso perché continua la maturazione. Ad alto grado alcolico dentro il prodotto è morto per certi versi, no? Non c'è più vita. L'unica cosa che puoi ottenere dall'alta gradazione è l'evaporazione e la concentrazione. Se la concentrazione a causa dell'evaporazione avviene in legno, allora c'è l'estrazione della lignina, dei profumi di vaniglia vera, non come fanno i produttori di rum che ci mettono la vaniglina. Certe volte bevi dei rum che sembra di mangiare un bombolone alla crema, sembra di passare davanti a una pasticceria. Perciò ci mettono la vaniglina, si sente la vaniglina proprio, ve ne accorgete, no? Il mercato è così e purtroppo si è barbarizzato, no? Se pensate a quanta crema di whisky si vende, a me mi è capitato di rimanere senza crema di whisky, un ragazzo me l'aveva chiesta, non mi ricordo, e dico vabbè, l'ho terminata la crema di whisky, se vuole gliela faccio. Come me la fa? La crema di whisky non è nient'altro che un'antica ricetta che si chiama eggnog, è un drink che si beveva, si faceva sotto le feste natalizie, perciò whisky, tuorlo d'uovo, crema di latte, noce moscata e zucchero. Shakerato, viene una crema di whisky da urlo. Mi ha detto, ma lo sa che è buonissima? La risposta è, grazie al cazzo. Altro che Baileys. Grazie al cazzo, buonasera. Ok, bene, bene. Quindi se compro una bottiglia di tot anni me la gusto com'è, punto. Diciamo. No, non puoi. Oppure se ti va, se ti diverte fare le collezioni, però certo devi andare a trovare bottiglie. Vabbè. Sì. Ma non si trova più niente, perché con la diminuzione della qualità generale del whisky, perché è diminuita la qualità generale, c'è stata la caccia soprattutto dei più abbienti, e parlo anche dei mercati orientali, Giappone, Cina, Corea, i più abbienti adorano pasteggiare con whisky molto vecchi, molto vecchi, perché loro pasteggiano con quei grandi cognac, grandi whisky, cioè le pagano cifre imponenti. Pasteggiare addirittura, mamma mia. Sì, pasteggiano distillati, sì, pasteggiano distillati. Ma sì, intervallano con l'acqua, poi la gradazione alcolica... Beh. La gradazione alcolica ingerita è come se ti fossi bevuto mezza bottiglia di vino, perché la diluizione con l'acqua nella pancia, poi c'è diluizione. Un sorso di whisky, un bel sorsone di acqua dopo, nella pancia diminuisci la volumetria del prodotto a portarlo a 8-10 gradi alcolici volumetrici e il fegato lo smaltisce con facilità. Non è un problema. Anzi, io ho fatto varie cene scozzesi pasteggiando a whisky. Ci siamo divertiti da matti, è stato divertentissimo. Adesso Daniele ne facciamo una, no, aspettiamo che finisce sto cazzo, sto virus. Se no ce la facciamo io e te un attimo. Facciamo le Scottish Egg, ordiniamo l'Eggis e lo facciamo. L'Eggis, fantastico l'Eggis, con un drum. Bene, c'era Corrado, ci voleva raccontare un piccolo aneddoto. Corrado, se vuoi smutati. Corrado, adesso ci smuta Corrado. Eccoci. Ciao. Buonasera, un piccolo aneddoto familiare sul whisky. Parliamo di fine anni 70, inizio anni 80. Perciò ancora c'erano famoso... le bottiglie da 75 CL. Racconto altre cose. Mio padre è famoso per i suoi investimenti strani. Gli avevano offerto di acquistare, e acquistò da una distilleria scozzese, alcune botti di whisky per invecchiamento. Mia madre era molto dubbiosa, dicendo non esiste nemmeno la distilleria. Invece la distilleria esisteva, infatti, veramente. Non so quante botti mio padre avesse comprato, ma... Vuoto pieno? No, piene di whisky. Cazzarola che... Numerate, aspettate, numerate, ci mandavano ogni anno gli auguri di Natale,
invecchierà. A un bel giorno ci è arrivata una lettera da un tribunale di Edimburgo che la distilleria era fallita. Noi abbiamo perso le botti, l'investimento, tutto. Parlo di tantissimi anni fa, no? È stato un piccolo aneddoto, ecco, sul whisky familiare, che purtroppo è andato a buon fine, ecco. Ti ricordi chi era? Non mi ricordo la distilleria. Io ero ragazzino, ecco, perciò era... Cioè, in casa si parlava, poi naturalmente quando è arrivata la lettera da Edimburgo, gli amici di mio padre, infatti, vi lascio immaginare, ecco il grande investitore. E lui si vantava di avere le bottiglie, le botti di whisky, le botte con tanto di fotografia, col numero, marchiate, tutto, no? Io mi ricordo. Poi è finita molto male, non abbiamo mai assaggiato nessun whisky, mai fatti venduto. Per carità, è finito così. Scusate l'interruzione. No, invece è carina la storia, interessante. Qualche altra domanda? Sì, c'è la Vessalva. Vessalva, se vuoi, smutati. Buonasera. Ciao Salva. Scusate l'assenza di video, ma vengo da una giornata provante. Quindi mi astengo. No, niente, era una domanda sul probabilmente da ignorantissimo in materia sul fenomeno whisky giapponesi. Sì. Leggevo su internet che per il terzo e il quarto anno di fila il Nikka è risultato il miglior whisky al mondo. Sì. La domanda si rivolge, cioè, rispetto a marche più trasportate dalla moda, più in vista, mi viene l'esempio da fare il McCall, come il McCallan, sono come mai questa differenza di prezzo così alta, e soprattutto, cioè, si rivolgono a mercati differenti o sono da rivalutare, insomma? Dunque, c'è una premessa da fare. I giapponesi, soprattutto un signore di cui adesso non mi ricordo il nome, colui che per primo cominciò a fare whisky di puro malto in Giappone e cominciò a farlo per la sua passione per il whisky e perché aveva trovato in un'isola a nord del Giappone, un'isolina fuori Giappone verso nord, lo stesso microclima e la stessa acqua che c'era in Scozia. Stessa, diciamo, la stessa tipologia. Sì, perché non ho parlato poi di materie prime, di cui parlerò a breve. Perché l'acqua è fondamentale, perché abbiamo bisogno della spring water per fare whisky. È un'acqua che deve essere assolutamente priva di calcio, non deve essere un'acqua pesante. Di conseguenza abbiamo bisogno della geografia della Scozia. Per chi c'è stato si rende conto di che cosa sto parlando. Perciò molto granitica, roccia dura, i fiumi scorrono su queste rocce dure, granitiche, di conseguenza non si purifica l'acqua e non estrae calcio calcare dalle rocce. Di conseguenza questo giapponese trovò in quest'isola le caratteristiche. Poi che cosa c'è da ricordare? Anche qui c'è di nuovo il territorio e la capacità di un popolo di fare le cose. Si sa, i giapponesi sono rigorosi nella loro produzione, in tutte le cose che fanno. Le fanno in maniera maniacale, perfetta. Non lasciano spazio al marketing, perché a loro non gli frega del prezzo, delle cose. Quella cosa deve essere il top. E loro fanno whisky di altissima qualità, whisky fatti molto bene. Se un whisky non è pronto, non si muove, non viaggia. Ecco perché Nikka, o Suntory anche, che Suntory è il più grosso produttore al mondo di whisky, perché i giapponesi bevono tanto whisky, più del loro prodotto tipico casalingo, che è il sake, ne bevono più whisky, in quantità importanti, perché per loro è un prodotto estremamente nobile, loro l'hanno catalogato fra i prodotti più importanti. E poi loro invecchiano con estrema ed alta serietà. Io sono 6-7 di whisky giapponesi, sono molto validi. Poi il prezzo è dato chiaramente dalla serietà di produzione, dai costi della stessa, ed è dato anche dal trasporto, perché portare la roba dal Giappone a qua non è una passeggiata. Certo. Siamo molto lontani, perciò i costi
aumentano. E non è che si può trasportare in cisterne come il rum, eh? Bisogna imbottigliarlo in origine, come il tequila. Tequila vero non si trasporta in granel, che è il nome tipico della cisterna dell'alcol, si trasporta in vetro, perciò imbottigliato. E se è imbottigliato cambiano i volumi, cambiano gli spazi, cambiano i pesi, e perciò il trasporto costa molto di più. Scusa Stefano, io quando sono stato in Giappone circa un anno fa... A suonare? Come? Sei stato a suonare? Sì, sono stato in Giappone poco più di un anno fa a suonare, ero in tournée, e lì una delle prime cose che sono andato a cercare dopo il sushi era appunto qualche boccia interessante di whisky. In realtà però, quando andavo poi in qualche noteca, in qualche negozio, da bravo italiano confrontavo istantaneamente i prezzi su Amazon Italia, ma non ho notato tutta questa grande differenza tra comprarlo lì o comprarlo quando sarei ritornato in Italia. Cos'è, dice, una sorta di mercato di prezzi regolari? Parli di whisky giapponese? Però. Sì, parlo di whisky internazionale. Whisky giapponese. Sì. Bisogna vedere qual è l'accisa applicata in Giappone e qual è l'accisa applicata in Italia. Ok. Perché le accise... Come dazi di trasporto. Allora... certo, qualsiasi che l'accisa in Giappone sia più alta per i consumi, capito? Di conseguenza nell'export riescono ad ammortizzarla per quel motivo. Okay. Però il whisky giapponese è caro. Un Nikka mezzo litro non super premium siamo intorno ai 50-60 euro. Ok. Grazie. Qui. Prego. Grazie mille. Prego. Senti, tornando alla degustazione, c'è Giulia che ti vorrebbe fare una domanda, la signorina. Vai Giulia. Buonasera. Giulia, lei ha compiuto 18 anni? Sì, sì. Perché è una signora. 21, sono maggiorenne in tutti gli stati del mondo. Signora. Ok, io volevo sapere, dato che sono una neofita in tutto, si può dire, e il mio interesse è degustare e non ubriacarmi, la mia domanda è, per le lady come me, consigli per gustare al meglio un buon whisky o distillati in generale senza prendere ubriacature atomiche? Allora, per non ubriacarsi è indispensabile seguire dei processi tradizionali, che sono quello innanzitutto anche in questo caso del tempo. Perché il tempo, io una volta feci una degustazione, o meglio non una degustazione, un incontro con un graduato della polizia stradale con un pubblico di fronte. Io aprii, dissi il diavolo che ero io e l'acqua santa che era lui. E dissi, lui aveva portato anche la macchinetta per fare l'alcolemia, l'alcolometro per la strada. E io spiegai che per eludere il controllo alcolometrico c'erano soltanto delle piccole ricette da valutare. Primo fra tutti, ancora una volta, il tempo. Se io mi bevo una porzione di whisky, e ho detto bevo, non degusto, in maniera veloce, mi alzo dal tavolo, prendo la macchina e vado, appena mi becca la stradale con l'alcolometro, mi fa secco. Perché? Perché il fegato non è riuscito a smaltire la quantità di prodotto che io ho ingurgitato. Perciò si configura l'ebbrezza cerebrale. Perciò lei è stato di ebbrezza. Cioè, ma non sono ubriaco. No, però l'alcolometro parla che c'hai 0,7, 0,8 nel sangue e non va bene. O c'hai 1 addirittura, no? E non va bene. Che cosa è successo? È successo che hai bevuto troppo velocemente e il fegato non l'ha smaltito. Il primo segreto per non ubriacarsi è bere alta qualità, bassa quantità. Sarebbe il caso, lo dico spesso, di ripristinare... I più maturi si ricorderanno che un tempo, negli anni 70, si parlava del baby. Cioè, mi dai un baby? Il baby era mezzo whisky. Il baby per... Perché? Perché era più che sufficiente per avere piacevolezze. Altro segreto, come ho detto prima, l'acqua. Segreto contro l'alcolometro, migliore in assoluto, è l'acqua. Uno dei primi approcci è, prima di bere, beviti un bel bicchierone d'acqua. 20 cl di, in modo tale che quando fai il millilitro di degustazione di whisky
e il gusto si ferma, mi dovreste vedere, a questa altezza. Perciò gola, bocca cavorale, mucosa retroolfattiva, naso e setto nasale. Qui si ferma il gusto. Poi quando lo mandi giù fa solo danni. Quando mandi giù, voglio dire, è andato giù, è finito. Di conseguenza, questo millilitro di whisky lo fai tuffare in 20 cl d'acqua, un bicchiere, un bel bicchiere d'acqua. Quando si tuffa lì dentro, il fegato lo smaltisce con facilità. Perché? Perché si trova di fronte a un bicchiere d'acqua che ha un tenore alcolico di 2 gradi alcolici volumetrici. Perché un millilitro in 20 cm d'acqua fa ridere. E così via. Perciò degusto, bevo, pulisco il cavorare, lo raffreddo e ricontinuo a sentire piacevolezza in bocca. Questo gioco dall'alcolemia per strada e mi dà la possibilità di continuare a bere e degustare. Spesso nel mio locale mi dicono: ma no, sai, devo guidare, meglio che non bevi. Guarda, ti do un bel bicchiere d'acqua, poi ti bevi il tuo daiquiri, il tuo margarita, il tuo distillato, vuoi un cognac, un armagnac, quello che vuoi, basta che lo bevi lentamente e non di fretta. Spesso quando verso il whisky vedo i clienti che prendono immediatamente il bicchiere, lo metto vicino alla bocca, gli prendo la mano, gli faccio: aspetta un istante, fallo respirare, no? Prima respira, intanto diciamo due paroline, parliamo le cose, oppure vai in veranda, c'è una veranda dove si può fumare, accendi un sigaro e poi pian piano ti devo sentire. Okay. Acqua e tempo. Grazie mille. Prego. Domande? C'era qualcuno... Ivano, se vuoi, smutati. Buonasera Stefano. Ciao. Senti, un consiglio, se ci puoi dare 2-3, se esistono, tipologie di whisky intorno ai 50 euro che magari possono essere di qualità ottima o buona, diciamo, a tuo giudizio, ovviamente. Assolutamente Highland Park, mi piace molto, Highland Park. Maltano in casa ancora, in maniera tradizionale, fanno un gran prodotto, Highland Park mi piace molto. Balvenni, anche il 12 anni è un gran bel prodotto. Ci sono dei whisky limited edition di Glenlivet che sono eccezionali, molto buoni. Ho provato il nuovo Talisker al Whisky Day a Milano 4-5 mesi fa. Eccezionale, ancora ce ne sono pochissime bottiglie, mi sembra che per l'Italia, ho parlato con Franco Gaspari, non so quante migliaia ne hanno destinate, ma si parla di poche migliaia di bottiglie. Lo sto cercando, lo dovrei acquistare, costa una cifra decente, ma è veramente un grande whisky, si parla di 120 euro a bottiglia, ma berreste una roba eccezionale che andrebbe centellinata, bevuta con parsimonia e attenzione. E questo darebbe lunga vita alla bottiglia. Poi ce ne sono tanti, ma bisogna fare anche un pizzico di ricerca e tante volte anche cercare di rischiare un po', no? Anche nelle etichette sconosciute. Perché, come dicevo, bere whisky non è come bere l'amaro del veterinario, che bevo sempre lo stesso. Chi beve whisky beve sempre uno diverso, perché c'ha il piacere della ricerca, il piacere sempre della ricerca nuova. Dunque, ora vi vorrei parlare, abbiamo parlato dell'acqua, delle parti merceologiche del whisky. L'acqua è fondamentale, come dicevo, perché deve essere una spring water. Un tempo le distillerie, parlo degli anni 80, avevano cominciato a mandare insieme alla bottiglia di whisky anche la sua acqua, una bottiglietta a parte della sua acqua con cui era stato fatto. Perché non è da disdegnare, soprattutto per le gradazioni piene, un sorso d'acqua verso la metà, quando una porzione 4 centilitri, quando te ne sei bevuta 2, sei già pregno di aromi, metti un po' d'acqua e il whisky si apre ancora di più nella seconda parte della degustazione e diventa ancora piacevole e di pronta beva. E lo si allunga leggermente.
Scusa Stefano, acqua quanta, no? Un'annaffiata? No, no, un dash d'acqua, non esageriamo, perché altrimenti sennò me lo abbassate troppo di gradazione. Perciò avete un full proof a 56, mettete uno splash di acqua, e me lo portate a 47, a 46, e diventa più beverino, si allunga un po' e diventa piacevole. Di acqua ne esistono di due tipi. La più usata è la spring water granitica. Tutte le distillerie, ripeto, tutte, sono di fianco a ruscelli, a torrenti. E le distillerie sono posizionate in delle valli. Ecco il nome tradotto valle, si traduce con il termine Glen. Ecco i nomi Glenlivet, Glendeveron, Glentarret. Sono tutte le distillerie che stanno sulla valle del fiume Livet, sulla valle del fiume Deveron e così via. Ma tutte le distillerie sono di fianco a un ruscello, un torrente o qualcosa del genere. Perché hanno bisogno di tanta acqua. Hanno bisogno dell'acqua per innaffiare l'orzo appena arrivato per generare la maltazione. Vero è che oggi le distillerie comprano tutte orzo maltato, già maltato. Non maltano in casa, perché ci sono le malterie che lo fanno per tutti e hanno una maltazione standard. Poi, se decidono di avere percezioni di fumo all'interno del whisky, acquistano orzo peaty, ovvero orzo maltato con e affumicato, essiccato attorno. Qui la merceologia è controversa. Con che cosa viene essiccato l'orzo germinato? Conoscete la produzione della birra, no? La descrivo. Allora, l'orzo, il chicco dell'orzo, una volta l'orzo distico, quello a due file di semi, perché esiste anche a più file di semi, ma di minore qualità. Il migliore è distico, due file di semi. L'orzo a due file di semi, il chicco, all'interno c'ha tutto quanto ciò che gli occorre per riprodursi. Madre natura gli ha dato la dotazione K, ovvero all'interno c'è un sacchetto, all'interno del chicco, che contiene amido. L'amido è uno zucchero complesso, che non si è svolto, è una farina. Per far svolgere quell'amido all'interno del chicco, dobbiamo far sì che il chicco si risvegli. Con quale tecnica? Simulando quello che farebbe madre natura, umidità e calore. A questo punto il chicco, appena sente umidità e calore, che cosa fa? Germoglia. Bene, che cosa avviene nel germoglio? Si rompe il sacchetto all'interno grazie a un enzima che si chiama diastasi. Questo sacchetto si rompe e trasforma l'amido in maltosio, che da uno zucchero complesso diventa uno zucchero semplice. E come facciamo a capire che l'amido si è trasformato in maltosio? Vedendo il peduncolo, ovvero la radichetta che ha fatto il chicco. Quello si chiama malto verde, ovvero il malto è diventato, sta ricreando la sua essenza, sta germogliando. Ed è a questo punto che la germogliatura va fermata. Come si ferma il germoglio? In antichità come potevano fermare quel germoglio? Con il calore, con l'essiccamento, con l'essiccazione. Qual era il combustibile più comune in Scozia? Il petrolio? Quello del Mare del Nord? No, perché il Brent ancora non veniva utilizzato come petrolio. Ma l'unico, che ancora oggi esiste, ce n'è in quantità, combustibile a basso costo disponibile in Scozia è la torba. La torba, che basta che fai un buco per terra, trovi torba. La torba è un carbone relativamente giovane. In quanto giovane e in quanto carbone vegetale, nel momento in cui lo si accende, è un carbone che genera molto fumo, come la legna verde. La legna non essiccata, quando la metti nel camino, fa fumo. Di conseguenza, quell'orzo dell'Uskebauch originario, per poterlo essiccare e bloccare il germoglio, che altrimenti si sarebbe mangiato tutto il maltosio, lo dovevano essiccare con quel combustibile. Quale? La torba. E che faceva la torba? Fumo. E questo fumo cosa faceva? Irrorava
il chicco di questo odore acre, che all'inizio poteva sembrare un difetto, ma poi è diventato un pregio che ritroviamo anche nel salmone scozzese. Quella sensazione acre di fumo. Ecco che l'uskebauch originario, anche rivisto in quelli dell'isola di Aila, sono fortemente turbati, ovvero l'orzo che viene essiccato con torba subisce l'influenza di tutto quel fumo che assorbe. Ma nella produzione industriale uno dice, bene, faccio un whisky, acquisto orzo maltato, però gli voglio dare una sensazione di fumo nascosto ma non greve. Perfetto, su 10 tonnellate di orzo maltato ne compro 2 che siano state affumicate. Ed ecco queste sensazioni lontane di fumo e non presenti in maniera arrogante nel whisky. La seconda tranche dell'aromatizzazione del whisky legata alla torba è quella proveniente da acque sempre spring water granitiche, ma che viaggiano su certi passaggi dei fiumi su letti torbosi. Ecco che troviamo le acque che sono giallognole. Sono acque giallognole che sono cariche di odori vegetali provenienti da torba che non sono sensazioni di torba affumicata, ma sono sensazioni di torba fresca. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Hai reso facile un oggetto che sembrava difficile. Ecco, noi volevo spiegarvi questo passaggio sulla torba e sulle sensazioni di torba. Poi invece per quanto riguarda Aila, il concetto di salmastro, il concetto di salmastro deriva nient'altro che dalla posizione delle cantine di stoccaggio delle botti che sono tutte posizionate vicino al mare. Sono tutte vicino al mare ed essendo un'isola, il mare è piuttosto agitato, è sempre mare del nord, che si infrange sulle scogliere e questa sensazione di salmastro, le botti respirano e respirano il salmastro proveniente da quell'acqua di mare. Posso fare una domanda? Vai Beppe. Grazie, buonasera a tutti. Allora, la domanda è questa. Hai fatto giustamente uno splendido paragone con il tema della birra, visto che il cereale di partenza, bene o male, è il medesimo, anche se per la birra se ne usano anche molti altri. L'utilizzo invece di orzo tostato, come sicuramente saprai, no? Nel concetto della produzione della birra, la tostatura dell'orzo va a segnare il colore, ma va a segnare anche delle note aromatiche. Allora, giustamente hai fatto l'esempio della maltazione fermata attraverso la fumicazione da torba. Ti chiedo, visto che ora, come hai fatto notare tu, molti acquistano malti già pronti, ci sono delle malterie quasi tutti, ormai che sono, quasi tutti. Sì, ma ci sono delle malterie che ormai sono veramente fenomenali. Un po' mi delude questa notizia che mi hai dato, perché acquistando tutti i malti già fatti hanno tutti lo stesso standard, non maltando più in casa, e quindi si perde un po' magari una nota caratteristica di un produttore rispetto a un altro. L'orzo è quello. Avremo sì. La domanda era usare orzi tostati, malti tostati, fatti da orzo tostato, quindi non dà sentori, non è un'idea. Non mi risulta questo processo produttivo nel whisky, non ne ho mai neanche sentito parlare. Okay. Anche se credo che qualche tentativo possa essere stato fatto, ma forse con pessimi risultati, perché se noi l'orzo lo bruciamo troppo, nella birra dà un valore aggiunto che è quello del colore e dei gradi sì, aromatici. Nel whisky perderebbe parte di malto e quindi... Secondo me perderebbe parte di malto e il malto per noi è indispensabile per ottenere il grado alcolico. Invece nella birra io posso aggiungere altri prodotti fermentescibili che vanno a integrare il mio... Che aiutano. Hai ragione, mi sono risposto da solo, scusami. No, ci mancherebbe. No, però c'è il dato storico, no? Che se io vado a far fermentare un prodotto che ha un alto grado zuccherino, per esempio l'uva, ottengo un fermentato che oscilla dagli 8 ai 16 gradi alcolici volumetrici.
se vado a far fermentare un prodotto che ha un grado zuccherino, in questo caso maltodestrine, basso, io più di 5-6 gradi alcolici non ce la faccio a ottenere. Poi bisogna che aiuto. E siccome devo ottenere alcol, bisogna che quel maltosio me lo tengo tutto. Devo produrre alcol, assolutamente. Scusa Stefano. Prego. Devo fare una domanda anch'io, ovviamente. Complimentissimi innanzitutto e grazie a Daniele che ci ha portato veramente un luminare. Vabbè. Mi ha colpito molto quest'ultima, diciamo, tua giusta disposizione riguardo il malto che passa poi, diciamo, per la torba, per il processo della torba. Nei whisky irlandesi, che io sappia almeno, non passa il malto attraverso il fumo, ma viene essiccato e ha bisogno di 3 passaggi in alambicco piuttosto che 2 in genere. E si ritrova un gusto differente in whisky come possono essere Red Breast, Queen's Pat, Napo Castle. Però se tu bevi un Connemara, invece senti un sapore molto torbato. Quello a cosa è dovuto? Senti molto più. Quello l'uso della torba. Perché quello che dicevi te, giustamente Stefano, era la produzione storica di Irish Whiskey. Ovvero 3 distillazioni. Anche whisky essiccava, perché anche in Irlanda c'è molta torba, essiccava con torba, ma i forni, che poi tu riconosci i forni perché sono quelle tipiche pagode che vedi in distillerie, sì, ma i forni sono fatti, sono stanze. I forni sono stanze. Sono stanze che hanno il piano di cottura, che è il pavimento della stanza, che è serrato, chiuso, e il fumo non passa, perché scalda il piano, ma il fumo non passa. Perciò il fumo va a finire nel comigno. Okay? Mentre invece, se vogliamo ottenere orzo al fumo di torba, lasciamo che il pavimento lasci passare del fumo. Perciò il whisky irlandese è essiccato, ma non fa passare il fumo. Non fa passare. Oggi che il whisky di malto nel mondo ha finalmente sfondato una breccia, anche le distillerie irlandesi si sono messe a fare whisky di malto. Poi la tripla distillazione era quella che contraddistingueva i whisky irlandesi per ottenere questi whisky un pochettino più eleganti, non è esatto elegante, più setoso, meno greve. Perché? Più distilli e più pulisci. Esatto. E quando si parla, e questo è storytelling, delle vodka con quadrupla, quinta di distillazione e distillano nelle notti di luna piena con 5 vergini che guardano l'alambicco mentre il fiume scorre di notte, con tutte queste cazzate che ci propinano, eccetera. Non è nient'altro che alcol pulito. Senti questa vodka quanto è buona. Sì, ma di che cazzo sa questo? Io una vodka buona è una vodka che sa di cereale. Mi piacciono le polacche, per esempio. Qualche vodka polacca è interessante. Sa di segale, diventa piacevole. Ma per il resto non mi dà nessun valore aggiunto. Insomma, non mi dice niente. Ma in un cocktail la posso anche accettare. Mi dà spessore alcolico, ma non mi dà nient'altro. Perciò più distillo e più pulisco. Whisky irlandese è un whisky importante, è vero che piace ai giovani soprattutto, parliamo di whisky irlandesi classici, no? Poi oggi distillerie hanno cominciato a fare whisky irlandesi di diversa struttura perché hanno visto che il mercato tira, il whisky viene prodotto anche in Italia, sulle Dolomiti si fa il Puni, che ancora devo assaggiare, devo comprarlo, lo comprerò più presto. Lo facciamo insieme? Volentieri, lo comperia tanto, si trova solo nel web, costa Sì. Te lo fa pagare. Posso fare una domanda? A disposizione. Sì, giusto, ti stavo per smutare, bravo. Sì, ciao Stefano, piacere Corrado, ciao. Ti chiedo una cosa proprio da profano che ho iniziato da poco a assaggiare qualcosa a livello di whisky, eccetera. E nelle calde sere d'estate, la temperatura del whisky può essere leggermente, tra virgolette, variata per
avere più soddisfazione nel palato, oppure dobbiamo sempre tenerlo a medesima temperatura e accompagnarlo eventualmente ad acqua più fredda, se vogliamo, o comunque accostarlo a qualcosa di più ghiacciato per sentire più sensazione di piacere? Domanda assolutamente pertinente e intelligente. Io negli anni '80 ho fatto decine di discussioni con i miei amici sommelier, i quali, con tutta la cultura che hanno merceologica, non avevano, oggi magari sì, la cultura del servizio. Non sapevano di che cosa si trattava. E continuavano a dire che il vino rosso andava servito a temperatura ambiente. Dico, ma il vino rosso a temperatura ambiente, d'estate, è a 25 gradi. Voglio dire, esatto. Vin brûlé bevo, insomma, non ha nessun senso. No? Perciò il vino rosso d'estate si rinfresca. E per quanto riguarda, faccio sempre un paragone sul vino, poi andiamo sul vino. Certo. Per quanto riguarda, per esempio, whisky, spumanti, champagne, Franciacorta, fino agli anni '80 i sommelier dicevano che la temperatura di servizio di uno spumante era fra gli 8 e i 12 gradi di temperatura. E io scrissi anche più di una volta, dico, te lo bevi te a 8 gradi, un calice di spumante. Il mio spumante deve stare in frigorifero a 3 gradi. 3. Perché per quando lo tiro fuori, lo porto in tavola, lo tocco con le mani, lo apro, lo verso nel bicchiere caldo, nel bicchiere caldo, faccio il primo sorso, è già arrivato a 7 gradi. Soprattutto in estate. La stessa cosa vale per il whisky. Quell'acqua che vi dicevo di intervallare il whisky va assolutamente con ghiaccio. Deve essere fredda. Acqua e ghiaccio. Assolutamente. E il whisky non disdegno, assolutamente no, di tenerlo un momento in frigo per portarlo a una temperatura decente. Che poi, anche da noi ormai, d'estate, arrivare a 30 gradi è un attimo. Di conseguenza, il whisky, anche che lo teniamo all'ombra dentro casa, stare a 25 gradi è un istante, ma 25 gradi è un'esagerazione. L'alcol a 25 gradi in bocca esplode, non ce la fai a bere. Possiamo fare un grog, un toddy, ma i grog, i toddy e i punch vengono diluiti con acqua. Non puoi consumare un superalcolico a 25 gradi di calore, no? È improponibile. Perciò tenerlo in frigo assolutamente sì. Ti ringrazio. Il servizio è fondamentale. Prego. Faccio una boccata. Mi intrometto di nuovo. Ma invece sull'abitudine che io ho visto molto in Inghilterra di servirlo con ghiaccio? Anche in America. I blend. Non ci sono mai stato ancora. I blended bevuti on the rocks, sicuramente sì. I blended sono una pronta beva on the rocks. I single malt mi trovo perplesso. L'ho trovato scialacquato alla bevuta. Certo. Perciò i single malt assolutamente no. Per quanto riguarda i blended, sì, mi capita anche a me d'estate. C'ho sete, bevo un whisky non un po' di ghiaccio, con tantissimi ghiaccio. Io bevo un whisky con un tumbler pieno di ghiaccio, ci metto 2-3 centilitri di whisky, addirittura lo allungo con acqua. Mi dissedi, mi fa stare bene. È meno facile che si sciolga. Con più ghiaccio è meno facile che si sciolga. Bravo, c'è meno shock termico, però mi diverte. Mi dissedi. Avevo blender. Grazie. Ma sulla temperatura di servizio dei vini, poi ne siete venuti a capo con i sommelier, perché da sommelier mi sono un po' drizzate le orecchie prima, te lo dico col cuore in mano. Tu conoscevi questa... Sì, ancora oggi si dice nei nostri testi, nei nostri corsi. Io sono responsabile dei servizi per la provincia di Modena, quindi è vero che adesso c'è una cultura dei servizi che per fortuna è cambiata negli ultimi 15 anni. Io sono da 10 anni in ICE e quindi è cambiata moltissimo negli ultimi 15 anni. Noi siamo la seconda delegazione d'Italia per numero di servizi fatti, siamo stati la prima fino a qualche anno fa e è cambiata molto l'idea. E giustamente è entrato questo ragionamento che facevi tu. Temperatura di servizio si intende quando arriva in bocca al cliente, non bravo, che io tiro, c'è una bottiglia a 8 gradi, non esiste. Cioè, se è il 20 di agosto
e sto facendo un matrimonio, io ai miei sommelier in brigata gli dico prendete il vino rosso e immergetelo dentro dell'acqua e ghiaccio con un po' di sale, l'abbassiamo di temperatura anche notevolmente, anche a 16-18, perché certo, tanto quando manipoli la bottiglia, arrivi al tavolo e fai il servizio di mescita, arriverà a 20 gradi. Quel bicchiere certo, caldo butta fuoco perché era su un tavolo da 3 ore. Ma immagina i vetri dei bicchieri come sono caldi. Si opacizzano subito e poi infatti immediatamente. Quindi, sì. Ah, perciò mi confermi che ancora raccontano questa cosa. Allora, adesso nei libri di testo che hanno subito delle grosse modifiche dicono temperatura di servizio, ma la persona che tiene il corso ci tiene ad esplicitare che per temperatura di servizio si intende che deve arrivare a quella temperatura in bocca al cliente, perché uno spumante se lo tieni a 3 gradi e glielo dai in bocca a 3 gradi al cliente non è il massimo. Se gli arriva 8, e infatti no, dico, sono d'accordo con te, col tuo ragionamento. Ci arrivi, eh? Se non stai poi attento e tu pensi di servirlo a 8 gradi e sei all'aperto o c'è veramente caldo, quando ti iniziano a scoppiare le bottiglie appena le stappi in mano, ti accorgi che forse non sono lì, ti accorgi che hai fatto ti lavi e hai fatto un casino. Perciò ancora c'è questa cosa qua. Beh, vedi, purtroppo sai cos'è? Oggi forse grazie ai vostri servizi che avete avuto l'approccio con il servizio, l'AIS ha capito questa differenza, perché sennò l'AIS era solo pura teoria di servizio, non ne capiva una svezza. È una vergogna, perché è nata da 3 ristoratori milanesi, è nata da 3 persone che lo facevano il servizio nella vita proprio. Sì, purtroppo, però dopo è vero, scrive. Ma tanto è vero di questa bufola che si è tramandata di padre in figlio da sempre, che alcune aziende, te ne cito una, la Sagi, proprietà di Angelo Po, che è qui nelle Marche, Ascoli Piceno, fa delle vetrinette per la conservazione dei vini e tiene i vini bianchi a 8 gradi, pezzi di somari, vetrinette inutilizzabili. Te immagina che tiri fuori un vino bianco a 8 gradi anche in un ristorante in estate e vai al servizio, cosa fai? Cosa gli dai? Poi trovi i ristoratori che gli chiedi la sua glass, mettono il ghiaccio sul culo del sua glass e ci appoggiano la bottiglia sopra il ghiaccio. Dico, cosa devono raffreddare? Il culo della bottiglia qui? Non fanno soluzione salina, non ne parliamo. Non mettono acqua. E se ci mettono acqua, ce ne mettono fino a mezzo sua glass. Dico, l'altra parte non me la raffreddi. Cosa fai? E quindi servendo prima la donna, giustamente la donna si beve la parte buona, il maschio che arriva dopo si beve la parte calda, giustamente. Evidentissimo. Questo è, perché il servizio ha assolutamente bisogno del freddo, perché sennò non riusciamo a gustarlo in pieno, no? Ma la bollicina soprattutto, la bollicina deve essere fresca, perché il CO2 si deve stabilizzare. Lo sai che il CO2 a caldo diventa più attivo, no? CO2 è più effervescente, infatti le bottiglie ti scoppiano in mano quando lo spumante è troppo caldo, no? Bene, ma la stessa cosa avviene in bocca e nel bicchiere. Se lo spumante è caldo, la bollicina è gonfia, ti gonfia la bocca, non riesci a bere, non riesci. Io, a me, senti, se mi mangio un bel fritto in spiaggia, un bel fritto di pesce, con una bottiglia di Francia Corta, io la voglio a 4 gradi. Se poi, poi man mano mi diventa 6-7 e me la gusto. Se poi è un satin che ha una bollicina più fine, lo voglio basso di temperatura perché la bollicina voglio sentire fine. Certo, sottile, perché è più stabile il freddo. Fantastico. Scusate, apro una parentesi velocissima sul servizio di vini. Capisco che non è bello a vedersi, ma quei termos che ci sono, che si mettono prima in frigo e poi si presentano con la fatti bottiglia fresca, lo so che non è il secchiere del ghiaccio, però probabilmente tengono più il freddo in modo omogeneo, penso, chiedo voi quegli esperti. Se meglio non c'è, vado a letto con mia moglie, voglio dire, insomma, la sua glass, mi dispiace che il termine sia francese, ma si chiama così perché il servizio è stato catalogato in francese, il servizio della ristorazione. La sua glass è ancora il mezzo in assoluto più efficace, per un semplice motivo, perché se facciamo poi anche la soluzione salina, che il sale scioglie il ghiaccio sciogliendosi
raffredda l'acqua, l'acqua che incamicia perfettamente in ogni angolo la bottiglia, me la mantiene fredda, o addirittura, io mi ricordo un grande sommelier marchigiano, adesso mi sfugge, Villa Amalia, lui si chiamava, non mi ricordo, ma era un grande sommelier, mi diceva, gli servì una volta, parlo degli anni 80, io c'avevo un American Bar in una villa antica, un Don Ruinard ancora non andava di moda, io c'avevo una sessantina di bottiglie di champagne sulla carta, gli servì un Don Ruinard e mi disse, buono, ma c'ha troppo frigorifero. Dico, in che senso troppo frigorifero? Non avevo capito, no? Cioè, sa di frigorifero. Dice, lo champagne, tienilo fuori frigo, poi fai una bella sua glassa capiente, fai la soluzione salina e fai aspettare il tuo cliente 10-12 minuti. Lo champagne è pronto a temperatura. 12 minuti, incamerato fino al collo di acqua e ghiaccio abbondante, sale grosso, tu c'hai il prodotto bello fresco a temperatura pronto. Non serve neanche che lo tieni in frigo. Prima la bottiglia e dopo il ghiaccio, perché c'è anche quel deficiente che mette prima il ghiaccio e poi prova a infilarci la bottiglia certo, dentro. Certo, cosale che sai geniale. Quanto volume c'hai. Sai esatto. Quanto c'hai, no? Quanto spazio c'hai. Addirittura per i vini rossi, un grande sommelier che buon'anima purtroppo è morto quest'anno di Modena, Albertone, nel suo ristorante, la piccola cucina al museo, se chiamavi un vino rosso che era stato nella sua cantina per tanto tempo, lui ti faceva attendere perché faceva la glassette con l'acqua tiepida, te lo portava alla temperatura corretta facendo l'operazione contraria senza dargli shock termico. Quindi metteva acqua un pochino più tiepida, i vini rossi importanti soffrono lo shock termico, certo. Certo. Senti, parlando di abbinamenti, Stefano. Sì. Ah, tra l'altro qui abbiamo due grandissimi tabaccai, c'è Agostino da Catania e l'amico Paolo da Jesi. Allora, un tabaccaio che magari adesso ho notato che molti tabaccai hanno anche nella rivendita delle bottiglie, ci puoi fare un'ipotesi di... Cioè, abbiamo parlato anche l'altra volta di abbinamenti, ok? Cosa magari non consigliare una vasta selezione magari di whisky, cosa magari accompagnare se il cliente ti sta chiedendo un sigaro, un toscano o dei toscani o un caraibico? Dunque, anche nel mondo dei caraibici, me lo insegni te e non io, il range è talmente vasto, no? Talmente ampio. Si passa da sigari delicati, eleganti, dolci, morbidi, a sigari più importanti, come parlavamo l'altro giorno, i macanudo domenicani, no? che sono quelli che piacciono a me, un po' più importanti, no? Eccetera. Ho fatto la battuta l'altra volta dicendo che alla fine di un pasto caraibico un sigaro sudamericano sta benissimo, alla fine di un pasto italico un sigaro caraibico delicato, dolce, morbido, elegante mi viene un po' da sorridere, no? Insomma, perché dopo che ti sei magnato la polenta, l'abbacchio, il prosciutto di cinta sennese, salsicce di fegato, se sei mangiato l'anduia, dopo che hai mangiato funghi porcini, le cose eccetera, facciamoci un bel sigaro caraibico, sembra che ti sei fatto una passeggiata in montagna, non senti una cippa di cazzo, perché non c'è niente, voglio dire, no? Io c'ho bisogno di struttura, non a caso, per quanto riguarda il sigaro italico, non voglio parlare di toscano, perché tu sai che mi riguarda da vicino, il sigaro italico è più greve e più importante dal punto di vista aromatico, ma non perché ha una scelta merceologica produttiva alla base, perché c'è un palato di chi lo vive, che è il palato degli italiani, che è un palato spesso. Quando visitai la Marlboro a Losanna, la produzione delle sigarette, l'ho visitata negli anni 90, ero ospite loro, e c'erano le linee di produzione e c'era una linea di produzione che faceva milioni di sigarette al giorno per il mercato italiano. Ma scusate, come? Questa solo per l'Italia? Sì, questa è la linea per il mercato italiano. Ma che differenza c'è dalle altre? Quella per il mercato italiano è più aromatica e più importante. In realtà è la sigaretta più buona che facciamo. Allora capì, dico, ecco perché
tutti quelli che vengono dall'estero dicono mi porto via le Marlboro italiane. All'epoca erano le Marlboro, no? Le Marlboro italiane. Perché erano più aromatiche, più intense dal punto di vista gustativo. Perché noi abbiamo un palato abituato a un cibo che dal punto di vista aromatico è più importante. Non mangiamo solo hamburger o sandwich come fanno gli americani, porridge come fanno gli inglesi, anche se oggi si sono evoluti perché ci sono ristoranti italiani a Londra dove si mangia meglio che in Italia. Perciò lo spessore è tanto è vero che i sigari di qualità italica stanno avendo un enorme successo all'estero, soprattutto per chi all'estero ha piacere di mangiare alla maniera più importante, più intensa. Sta avendo successo in Spagna, che notoriamente gli spagnoli, essendo stati colonizzatori dei Caraibi, hanno sempre fumato caraibico. Stanno cominciando a fumare italico perché trovano spessore, perché anche l'alimentazione spagnola è un'alimentazione mediterranea un pochettino aromatica e più importante. Per non parlare dei nostri vini. Se tu vai nei Caraibi o bevi birra o bevi quel distillato di fermentato di canna da zucchero condito che c'hanno loro, poi finirà. Quindi l'atto pratico con un sigaro italiano... Cosa no, ma anche un sigaro caraibico, basta che sia un sigaro caraibico che abbia intensità aromatica, abbia personalità da esprimere e non sia fine a se stesso e tu devi adeguarti al sigaro, ovvero andare a diminuire la percezione del palato per cercare di cogliere le sottili sfumature che ti dà questo sigaro. Invece con un sigaro che ha un'aromaticità importante, di fianco ci metti un distillato importante che esprima sensazioni organolettiche piacevoli di alto profilo, allora tu sei in comparativo di abbinamento e riesci ad avere sensazioni gustative intense. Altrimenti il distillato sovrasta. Se il distillato sovrasta, il fumo viene a mancare. E se non c'è il cocktail fra fumo e percezione aromatica del distillato, siamo in difetto. Di conseguenza la degustazione è sbilanciata e tu non provi il piacere del mélange. Lo perdi, il piacere del mélange lo perdi. Sono stato esaustivo o vado avanti? Esaustivissimo. Vabbè. Grazie. Domande, signori? Se avete domande, smutatevi. Ma io volevo chiedere a questo punto, che non sono un intenditore di sigari, un buon sigaro a questo punto da abbinare per uno che entra nel mondo dei sigari magari a piedi. Guarda, io mi trovo benissimo con il 1492, con l'antica riserva a pancia grande, mi trovo benissimo con dei whisky di puro malto di 10 anni, non fortemente torbati, perché col whisky molto torbato andrei con un antico, con sigari un pochettino più intensi e più grevi. Certamente con un originale prenderei un whisky dello Speyside, della zona a nord-est della Scozia, che sono whisky che esprimono un pochettino più di eleganza, sono un po' più mielosi, leggermente speziati, e hanno questa sensazione di morbidezza più presente. Mentre i whisky di Islay, come abbiamo detto poc'anzi, sono whisky che hanno questa spigolosità tipica, che hanno bisogno dall'altra parte di un'influenza forte, un palato che abbia anche fatto un pasto forte. Perché immaginate che hai mangiato leggero a cena e poi ti spari un Lagavulin 16, e insomma, dentro lo stomaco ti dice ma che cazzo stai facendo, non sei arrivato ad una curva di degustazione giusta. Daniele prima ha detto ho preso un sigaro che secondo me stasera non va bene, no? Infatti non è andato bene. È andato bene? No, per niente, anzi adesso ho acceso ho preso un italico, un italiano, ecco. Certo. Che con il mio Lafroig andava molto meglio, adesso mi sono ammezzato. Vedi, è quello che stavo dicendo poc'anzi, no? Hai bisogno
di carattere, perché se non c'hai carattere diventa difficile. Sì, adesso prima mi ero acceso un carribico senza far nomi, ero già entrato scettico e non l'ho preso, però era già qualche anno che ce l'avevo in umido, ho detto dai, stasera lo brucio, ma con il mio Lafroig che ho qui a fianco ha fatto un po' a cazzotti, mentre con questo 900 ammezzato... No, ha perso, non ha fatto a cazzotti, ha perso. Sì, sì, ha perso, esatto. Già partiva svantaggiato, ma... Ha perso 3-0. È stata finale. E scusa, una marca del Nord-Est buona, diciamo, da consigliare? Beh, tutti Glenlivet, Glen Turret, c'è McCallan nel Nord-Est. Ti voglio stupire, un Glen Grant 10 anni. Glen Grant 10 anni è un grande prodotto, molto buono. Purtroppo Glen Grant in Italia è di proprietà Campari, è un whisky italiano. Ah. È un whisky italiano, sì. Io sono stato a visitarla, Glen Grant, e fuori c'è la bandiera italiana, la bandiera scozzese. Però. Sì, sì, sì. Chiaro che il Glen Grant 5 anni è quello che ha aperto il mercato dei whisky di malto in Italia, bisogna dirla tutta. Non si può dire che è un whisky cattivo, Glen Grant, si può dire soltanto che è un whisky che deve finire di maturare. È divertente. Io quando facevo le degustazioni di whisky, incartavo la bottiglia di Glen Grant con la carta arsagnola, non facevo vedere cosa era, perché altrimenti c'era l'occhio contribuisce a demonizzare il prodotto. Io lo facevo assaggiare e cominciavo a parlare di whisky di malto, insegnavo la beva, piccolo sorso, sentite l'evolversi delle sensazioni di erica, di toffee, e tutte quelle sensazioni che dà il whisky, la ricerca della vaniglia, la ricerca delle spezie, del chiodo di garofano e quant'altro. E poi andavo ad assaggiare gli altri 5 whisky, perché ne facevo assaggiare 6, fino al più vecchio, l'ultimo era più vecchio. Poi i 6 bicchieri, tutti quanti chiaramente un centilitro l'uno, mettevo. Dico, bene, ora andiamo a sentire i profumi, gli estratti secchi del primo calice. Gli estratti secchi sono quello che rimane nel bicchiere quando il prodotto è finito, perché il bicchiere è ancora unto di glicerina all'interno, è quello che faccio io con le bottiglie, dopo ti spiego. Perciò andavi a sentire il bicchiere vuoto e sentivi un'esplosione di profumi. Poi, allora, quando mi dicevano, però che buon profumo, buono, eccetera, ecco, questo è quello che dovete ricercare mentre lo bevete. Gli estratti secchi vi danno questa sensazione, a quel punto aprivo la bottiglia di whisky dalla scagnola, gli facevo vedere questa che ne metto. Se lo bevete bene, vedete che è veramente buonissimo, perciò va bevuto bene. Io, con gli estratti secchi, Daniele lo sa, c'ho un bar di bottiglie vuote di whisky, di cognac, di armagnac che mi sono piaciuti, e le ho riempite di sigari. Perciò uno scaffale in fondo al locale, chi viene da me, che si beve un distillato, gli offro un sigaro che è conservato nelle bottiglie vuote, che c'ha queste profumazioni, qualche bella grappa, qualche frutto. Dobbiamo venirti a trovare ora. Dovete farlo! Adesso appena Daniele organizza un meeting di gusto tabacco. Da lunedì lo facciamo. Mi firmo io la delibera, la liberatoria. Siamo tutti congiunti, ci vediamo in Barrenzetti. No, festeggeremo la fine del coronavirus con un meeting di gusto tabacco. Un sabato e domenica gli prenotiamo a prezzo giusto una notte in albergo con un pranzo al mare e una cena mezza così. Yeah. Dove stai, Stefano? Dove sei tu? Dove noi siamo subito Nuova Marche, io e Daniele. Sì. Giusto. Provincia di Macerata. Ci provincia sono 500 bene. Euro del bonus vacanza, ce li sputtaniamo tutti. Bravo. Da sopra. Ci sta. No, vabbè, però, capito. Potremmo fare un meeting gusto tabacco, ci ritroviamo insieme. Facciamo una bella serata. Volentieri. Grande. Una notte fuori, facciamo la cena e il pranzo il giorno dopo e poi a casa. Perfetto, torniamo dentro. E poi il 14 agosto ci godiamo anche i fuochi d'artificio lì davanti al bar che li fanno al molo. Ci vediamo il 14, c'è l'abitudine. Siamo sulla terrazza da me, no? Esatto. La terrazza da me le vedi tutti. Esatto, in terrazza. Esatto. Da noi fanno i fuochi d'artificio al molo, quindi riflettono tutto sul mare. Bellissimo.
Bella, il 14 agosto è dura anche per gli alberghi, per le cose. Io troverei una data invece fuori dai giochi. No? Dai, prenota c'è sta terrazza, Ste. Sì, te ma la riempiamo con niente. Però. Sì, sì, fuori dai giochi, però appena finisce il coronavirus. Io c'ho l'albergo sopra, poi anche. Non mio. C'è un albergo sopra la mia testa, lì al locale, e possiamo fare casa e bottega, perciò se sbevazziamo non c'è problema. Benissimo. Cioè, meglio di così. Ma scherzi, è perfetto. Fantastico. Allora, domande su whisky? Plenty. Avete altre domande magari sugli abbinamenti o su come magari... Io, Daniele, avevo una curiosità. Intanto vi ringrazio anch'io dello spettacolo di questi webinar che sono fantastici. Io mi hanno regalato a me due settimane fa una decina di bottiglie di Chivas Riga degli anni 80-90, proprio di quell'epoca là. E volevo capire da Stefano cosa ne pensava, perché il Chivas, secondo me, come il Grand Grant, è un po' bistrattato, no? Come, non lo so, è un po' considerato di massa, sì, di basso livello. Però poi io mi sono un po' documentato, sono entrato anche nel sito di Chivas, è un sito internet bellissimo, fatto molto bene, che mi ha molto affascinato. E quindi volevo sapere, cioè, da una parte mi ha già risposto perché mi ha detto che il whisky non invecchia, quindi come era 30-40 anni fa quella bottiglia, la ritrovo oggi, se la stappo adesso, insomma. Però mi incuriosiva proprio capire perché il Chivas non ha questo blasone o questa importanza nel mondo dei whisky, insomma. Anche se la cura che mettono nella produzione è fantastica, perlomeno da quello che scrivono nel sito. E poi la cosa che ho trovato, le bottiglie sono blended e alcune sono premium. E vuoi capire se tu sapevi qual era la differenza di bottiglie di 40 anni fa, però parliamo, Blended è la tipologia merceologica del prodotto ed è la mistura, la miscela fra whisky single malt e grain. Sono due tipologie. I grain vengono dalle Lowland, distillati con alambicchi continui, i single vengono dalle Highland, distillati con alambicchi discontinui. Uno è solo malto d'orzo, gli altri provengono da granaglie miste, grano, orzo, segale. L'unione fra i due genera il blend. Okay. Se nei blended, nel blending, la percentuale di whisky, la media, anche la media del minore dei whisky inseriti, ha almeno 12 anni, questo whisky si può fregiare del termine deluxe. Allora diventa un blended deluxe. Il Chivas, perché si pronuncia così, Chivas, il Chivas è un blended deluxe ed è un grande blend. È un'ottima beva, rotondo, piacevole, con le profumazioni posizionate al posto giusto, una miscela che è così negli anni. Anch'io ce l'ho e lo bevo spesso perché mi piace molto. Sappi che nella miscela di Chivas entrano single malt dell'alto lignaggio, come Strathaila, come Benriach. Sono whisky dal grande lignaggio, sono single malt molto preziosi. Tant'è vero che se ne trovano pochi perché entrano tutti in Chivas. Di single come Strathaila ce n'è poco in giro. Strathaila è favoloso, è un grande prodotto lo Strathaila. E quindi da che dipende questa, che non c'ha questa importanza? Cioè, io penso perché la Seagram, che era la casa distributrice e che faceva grande business a Natale, sia con Chivas che con Glen Grant, che distribuiva anche Glen Grant, era la Seagram che oggi è stata smembrata, la Seagram, hanno comprato i pezzi altre aziende. Oggi Chivas ce l'ha il gruppo Pernod Ricard, Ramazzotti, in Italia. Chivas era un prodotto da regalo, era il regalo per Natale, il regalo per il medico, per il commercialista, era considerato un whisky importante all'epoca, ma poi diventato di massa perché lo trovavi in sconto ancora oggi, cartonaggi al supermercato. Ma oggi al supermercato ci trovi anche la Froy, ci trovi anche Zacapa XO, Oban, ci trovi tutto, insomma. Io certi whisky li vado a comprare al supermercato, mi conviene.
mi conviene che nella distribuzione organizzata, grossisti e quant'altro, perché sul mercatico c'è il suo ricarico standard, ricarica del suo 7-8%, 10% sui distillati e c'è il prezzo conveniente. Qualche volta conviene, a me mi conviene comprare Campari al supermercato, nonostante che io lo compro parallelo, in verità. Compro parallelo, lo compro a 28 gradi anziché 25, perché lo compro che proviene dall'Europa del Nord, perché bitter Campari in Europa viene commercializzato a 28 gradi, in Italia a 20. Non mi chiedete perché, non lo so. Però a 28 è più buono. Okay. Grazie. Prego. Posso farti una domanda un po' provocatoria, Stefano? Vai, vai. No, per modo di dire. E, insomma, gli whisky americani non li teniamo in considerazione stasera. Non sono degni di nota. Con tutto il rispetto possibile per tutte le culture. Ti spiego, scusami. Prego. Io da ignorante, a me piace la Vatti il Jack Daniel. Ma per carità, voglio dire. Non ci ho capito niente, probabilmente, però. Io non critico mai il gusto delle persone. Sappi che in Italia la maggior parte delle persone beve l'amaro del veterinario, allora bisognerebbe mandarli in galera. Cosa vuoi farci, no? Ma non certo, è questo certo. Il problema dei whisky, dei whisky americani, in questo caso è un Tennessee, non è un Bourbon, è un Tennessee, è il fatto che sono whisky giovani, che sono whisky fatti per la beva, sì. E non per la degustazione analitica, no? Ho capito. Il whisky di puro malto è un po' un prodottino di nicchia. Stavo dicendo, il bevitore di whisky di malto non beve mai lo stesso, è alla continua ricerca, beve sempre cose diverse perché si diverte a fare dei comparativi di memoria, a gustare delle cose, no? Whisky americani, io leggo sempre la materia prima alla cultura che rappresentano, no? Che rappresentano e a come sono nati, per certi versi. Sono nati, come dicevo prima, con le materie prime che avevano a disposizione, il mais. Il mais ha generato, grazie alla memoria di questi primi irlandesi, che, ecco perché c'è la E in più, come in Irlanda, perché furono i primi irlandesi, coloni fuggiti dall'Irlanda, andati a colonizzare quella parte di America del Nord, che cominciarono a distillare quello che trovavano, facevano il moonshine, lo facevano per ubriacarsi, per buttare giù alcol. Ancora oggi, adesso in questi giorni di clausura casalinga, mi sono fatto una mangiata di film su Netflix americani. Ogni volta che si approcciano ad un distillato, quasi sempre whisky americano, hai mai visto come bevono? Sì. Bicchiere ciopito, globo. Globo. È vero. Secondo te è una degustazione quella? Mica tanto, si deve proprio di no. Perciò il prodotto si allinea alla capacità degustativa. Uno pari. Certo. Uno pari. Non siamo di fronte... Tu uno scozzese a bere così non lo vedrai mai. Scozzese non vedrai mai a bere in questo modo. Addirittura invece al contrario, siccome adesso sta andando di moda il vino negli Stati Uniti, e spesso nei telefilm, nelle cose bevi, li vedi, rientrano a casa con il bicchiere di vino bianco in mano, prendono, il vino lo degustano, lo centellinano, lo sorseggiano. Invece il superalcolico, fosse anche il vicepresidente degli Stati Uniti, ultimo film due sere fa, anche questo fantomatico vicepresidente degli Stati Uniti, glob, se lo sparano giù a colpo, a shot. Non è il nostro caso. Grazie. La leggenda su San Patrizio la conoscevi, sul discorso irlandese di San Patrizio, riportandoti a come ha iniziato la serata. Si dice che colui che ha portato l'alambicco in Irlanda sia appunto San Patrizio, perché in tutti i suoi viaggi aveva notato che i francesi facevano i profumi, quindi siccome gli irlandesi non è che fossero proprio pulitissimi come soggetti, gli portò l'alambico dicendo: distillate, fatevi dei profumi che almeno vi profumate. Invece loro ci hanno distillato i cereali e hanno detto: aspetta un attimo che te lo spieghiamo noi come usiamo l'alambico.
Io saluto tutti, vi ringrazio moltissimo, però devo scappare via, purtroppo. Quindi, grazie per l'attenzione. Ciao. Grazie a te, ciao. Che sei veramente un posto di saggezza. Grazie, grazie Moise. Grazie. Ciao Beppe, buonanotte. Anch'io vi saluto, grazie. Buonanotte. Ciao Corrado. Ciao, grazie. Ciao. Ma ce ne andiamo tutti, che ore sono? Sì, sono le 11. Allora, perciò le 2 ore le abbiamo garantite. Sì, allora, prima di smutarvi vi do giusto un avviso che la prossima settimana, allora abbiamo il prossimo incontro che sarà sabato pomeriggio alle 3 con il responsabile commerciale di Savinelli Pipe. Grande. Sì, visto che quando si parla di Pipe, alla fine l'argomento è sempre Savinelli in un modo o nell'altro, li ho contattati e faremo una live con loro, insomma, per conoscere cosa fanno, cosa faranno, insomma, e altre cose. Ottimo. Questa cosa qui. Poi vi manderò naturalmente l'avviso via email tra lunedì e martedì, sempre nella stessa email. Per facilitare le varie comunicazioni future ho creato un canale Telegram segreto. Perché Telegram e non WhatsApp? Perché sui gruppi WhatsApp hanno rotto le palle con i tanti blip. Poi i gruppi WhatsApp non danno la privacy, cioè rischiamo che poi tutti quanti vedano i numeri di tutti gli altri e può essere scomodo, non bello. Quindi sul gruppo Telegram chiuso, è privato, per cui riceverete lì soltanto i miei avvisi per quello che riguarda gli incontri del GT Club. Tra l'altro voglio fare un piccolo punto che abbiamo creato una bella community con questo GT Club che poi abbiamo visto. Hanno partecipato persone straordinarie come Stefano Renzetti. Poi grazie. Anche personalità come Stefano Mariotti di Manifattura Sigaro Toscano, Andrea Pighi Graziani, Gabriele Zippilli della Compagnia Toscana Sigari. L'altro giorno c'era anche Domenico Napoletano del Mosi. Insomma, abbiamo fatto delle belle serate. E continueremo anche dopo tutto questo gran casino del Covid. No, non ci vediamo. Quindi niente, direi abbiamo fatto ore bellissime, adesso vi saluto tutti, così ci vediamo e andiamo a nanna. Comunque domani che fai, esci? Vai, smuttati tutti. Ciao ragazzi, buona serata allora. Ciao, dolce notte a tutti. Ciao a tutti, buona serata. Ciao mille Stefano, ancora. Grazie. Buonanotte. Grazie. Ciao. Grazie Daniele. Ciao, grazie a Stefano. A tutti voi. E grazie Andrea, visto che stava là. Grazie ancora, bellissima serata. Bellissima serata. Grazie Corrado. Grazie, grazie a voi. Daniele, una cosa, il gruppo che hai appena detto, sì. È il canale, diciamo. Il canale Telegram. Sì. Ok, perché io sono sul canale. Grazie mille. No, grazie, ho fatto un canale apposta per GT Club. Nell'email troverai il link per accedere. Un canale segreto, certo, giusto per tenere chiusa il gruppo a noi. Grazie ancora. Grazie. Ciao, ciao, grazie ancora. Un abbraccio a tutti, buonanotte. Ciao, buonanotte. Grazie buonanotte a voi. Ciao, Alessandro. Ciao, cari. Ciao. Bacione. Ciao.